Oggi vi parleremo dell'importanza di fare due trattamenti di Loyant. Quindi due trattamenti consentono di avere una massima efficacia, soprattutto sui giavoni, diformis, alisma e terantera e molte altre foglie larghe, mantenendo sempre una altissima selettività e soprattutto ottimizzare la produttività della nostra risaia. In questo caso abbiamo questa bellissima prova alle mie spalle che è stata divisa in due parti. Tutte queste parcelle nella parte più vicina a me hanno ricevuto due trattamenti di Loyant, mentre la parte più lontana hanno ricevuto un solo trattamento di Loyant e vedremo a breve le differenze. Siamo a Robbio, in provincia di Pavia, in una semina in acqua. L'obiettivo della prova è quello di valutare strategie, di trovare strategie per il controllo di infestanti difficili da controllare, come giavoni resistenti agli ALS. Questo è il primo obiettivo della prova che andremo a vedere. Il secondo obiettivo è quello di valutare il momento ideale per il trattamento fondamentale, considerando lo stadio degli infestanti oppure l'arrivo dell'acqua per la sommersione. Al momento del primo timing di applicazione, seguendo lo stadio degli infestanti, avevamo 75 piante al metro quadro di giavone che andava da una foglia a tre foglie. Il secondo timing di applicazione che abbiamo effettuato in questa prova, seguendo l'arrivo dell'acqua di sommersione, avevamo sempre 75 piante al metro quadro e una foglia in più di giavone, ma sempre al di sotto del culmo del cestimento, per cui ad uno stadio ideale per il trattamento. Qui alle mie spalle, alla mia sinistra, vediamo un trattamento di clincher e Loyant effettuato un giorno prima dell'immissione dell'acqua, precisamente al timing B. E vediamo appunto che l'efficacia non è perfetta. Per avere una efficacia molto buona e perfetta, dobbiamo effettuare un secondo trattamento con Loyant a 1,2 litri per ettaro a 20 giorni dalla prima applicazione, come in questa situazione. A differenza della parcella precedente appena vista, qui dietro di me e alla mia sinistra abbiamo l'efficacia di un passaggio di clincher più Loyant al timing A, ossia 4 giorni prima rispetto al timing B, quindi seguendo lo stadio degli infestanti, e vediamo che l'efficacia è nettamente inferiore rispetto alla parcella vista prima. Quindi confermiamo il fatto che dopo il trattamento deve essere subito immessa acqua per avere il massimo dell'efficacia di clincher e Loyant. Per avere comunque un'efficacia molto buona e la perfezione nel controllo del giavone presente in questo sito, anche dopo il clincher e Loyant effettuato il timing A, dobbiamo effettuare un secondo intervento con Loyant 1,2 litri per ettaro, come alle mie spalle e alla mia destra. Confermiamo quindi che per controllare infestanti difficili da controllare ed in particolare giavone resistenti agli ALS abbiamo bisogno di due passaggi di Loyant, due trattamenti di Loyant per stagione.